Ciao a tutti. Il ragno che ho realizzato ha riscosso un discreto successo e quindi ne ho fatto un altro, un po' più piccolo, in modo da poter essere messo in casa mia perché l'altro era troppo grande e anche impressionava gli altri membri della famiglia. Questo è stato realizzato in legno d'olivo e in particolare volevo parlarvi delle spine con le quali ho ricoperto il corpo del nostro ragno. Praticamente le spine in natura sui vegetali hanno funzione di scoraggiare gli animali a distruggere, ingerire, mangiare parti della pianta. Praticamente sono un meccanismo di difesa passivo, anche se poi sì, vi sono piante che hanno le spine ripiene di un veleno che addirittura paralizza i predatori che ingeriscono queste parti. Si dividono in varie categorie: radici spinose, spine caulinari, dardi, spine da foglie e spine da stipole. In particolare quelle che ho utilizzato io sono spine di robinia, robinia pseudoacacia, queste che vedete, che sono spine derivate da stipole. Le stipole sono delle piccole foglioline che si trovano alla ascella delle foglie e sono trasformate in certi casi a scopo di difesa in spine, come nel caso della robinia. Bene, volevo solo dirvi questo, vi saluto, vi ringrazio per eventuali commenti o per iscrivervi al mio canale e buona giornata a tutti.